È iniziato ufficialmente oggi il nuovo anno scolastico in Sicilia, sebbene numerosi istituti abbiano aperto i portoni già ieri. La campanella per i 704.549 studenti è iniziata a suonare tra attese e problemi vecchi e nuovi. Le lezioni termineranno il 7 giugno. Le scuole di ogni ordine e grado siciliane svolgeranno complessivamente 204 giorni di lezione. La chiusura per le vacanze natalizie è fissata da lunedì 24 dicembre fino a sabato 5 gennaio, mentre le vacanze di Pasqua partiranno giovedì 20 marzo fino a martedì 25 marzo. Il calendario, così come prevede l'autonomia scolastica, sarà comunque flessibile e darà la possibilità alle scuole di proporre gli adattamenti che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione in corso d'anno scolastico delle attività educative e delle lezioni, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno. Numeri alla mano, diminuisce il numero degli studenti. Secondo i dati dell'Ufficio Scolastico Regionale, quest'anno sono oltre 8.000 in meno i ragazzi fra i banchi. L'assessore regionale alla pubblica istruzione, Lino Leanza, nell'augurare buon lavoro a studenti e corpo docente, ha sottolineato che il governo intende rilanciare quattro questioni. In primo luogo il compimento dell'iter parlamentare per l'approvazione del disegno di legge sul diritto allo studio scolastico, con quella priorità che lo caratterizza, cioè l'emergenza dell'edilizia scolastica. Quindi le tematiche che vanno sotto la denominazione di educazione civica e la lotta alla dispersione scolastica e ancora il coinvolgimento degli studenti siciliani sui temi delle pari opportunità e del dialogo interculturale.